Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 25. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Trasparenza o luce? In occasione del Festival della Parola, organizzato in una località francese, uno dei due termini scelti come parola dell'anno è stato trasparenza. Commentando questa scelta, il presidente della giuria diceva: la trasparenza richiede che sia reso visibile ciò che si sospetta essere nascosto. Ma un materiale perfettamente trasparente come il vetro non ci permette di vedere quando è buio. Così, pretendere la trasparenza non ha nessun senso se si trascura di portare la luce. Quando Gesù è venuto nel mondo, ha portato la luce, quella luce spirituale che rischiara le nostre riflessioni più profonde. Egli era la luce del mondo, ma gli uomini sono stati talmente infastiditi da quella luce che hanno preferito restare nelle tenebre. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Scritto in Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 19. Chi avrebbe piacere che tutti i nostri pensieri della settimana appena trascorsa fossero stati registrati e siano proiettati in pubblico o anche solo ai propri familiari? Cerchiamo di essere trasparenti alla luce di Dio. Desideriamola, lasciamola penetrare nel nostro cuore e nel profondo della nostra anima. Non abbiamo paura di farlo. Questa luce ci spingerà a confessare le nostre colpe e ci permetterà di ottenere il perdono di Dio. E se siamo già credenti, impegniamoci a comportarci come figli di luce, mostrando con le nostre parole e la nostra condotta tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, come scritto in Efesini, capitolo 5, versetti da 8 e 9. Che il Signore ci benedica.